Buonasera a tutti e benvenuti al 50 ore Film Bologna. 50 ore Film Bologna non è un festival di cortometraggi, ma una gara cinematografica, per cui ci sono delle regole. 50 ore vuol dire fare un cortometraggio di 5 minuti. Occhio, attenzione bene, di massimo 5 minuti, da nero a nero. Per estrazione vi verrà assegnato un genere cinematografico. I generi sono splatter, thriller, comico, horror, fantascienza, trash, erotico, commedia, drammatico sentimentale, western metropolitano, gangster e noir. Pronto? Servizio assistenza cliente? Ho usato il teletrasporto con mio marito, ma di lui è arrivato soltanto il cappello. Vaffanculo, non te lo dirò mai. Per tutti uguali verranno dati tre elementi, che saranno l'ultima cosa che io vi comunicherò, che sono un elemento di costume, un elemento di scenografia e una frase. Questi tre elementi dovranno essere usati all'interno di ogni singolo lavoro. Fantascienza, comico, commedia romantica, thriller, erotico. Sì, no, sì, no, sì, no, sì, è colpa tua, no. Allora non vi è tornata la memoria, adesso la memoria. Frase. Immagini cosa succederebbe se lo venissero a sapere. Elemento di costume. Un basco. Non vale usare un ragazzo basco. Fossi in un mondo nuovo. Ti senti piena di vita e di energia, piena di speranza. Ma è tutto un inganno. E l'inganno dipende da te stesso, che ti aspettavi di vedere l'ottava meraviglia del mondo e te la sei raccontata esattamente così. Elemento di scenografia, una stella. Tipa. Chi è che lo fa il padre? Tu lo vuoi secondo fare? Secondo te? Vamos, la spagnola. Lo che allora, questa potrebbe essere una forma di accavarlo. Terzo classificato. Rullo dei tamburi. 50 ore, Film Bologna. Ritirano il premio. I furgoncine per Veritas, Veri Trash. Genere Trash. Qui sul palco, ragazzi. Ritirano il premio, gli Orfeo TV per Fulmigenta, genere gangster! Basta, dai, basta, basta, basta. Saluto ragazzi, adesso bene. Il vincitore è Luca Pastore con A
affitti bollenti. Genere erotico. Una cosa di gruppo, una collaborazione corale, ci siamo trovati tutti quanti a proporre insieme un'idea che poi ci ha fatto vincere. Il nostro gruppo è un gruppo amatoriale di quattro amici sfigati in realtà, abbiamo finito le 50 ore senza telecamera perché si è inceppata alla fine e quindi cioè, non ce l'aspettavamo proprio. Abbiamo proprio giocato. Contenti, alla fine avevamo le attrici che tifavano per l'erotico, però poi non si sono prestate. E quindi ho scelto delle bambole proprio per le bambole in autogrill comprate la notte stessa. Dati positivi, dati negativi di una di un festival di questo tipo, che in realtà è una gara proprio, che si gioca sullo spirito di inventiva, sulla velocità di realizzazione, quali sono? Allora, cioè, credo che sia il fatto di avere pochissime ore sia molto più stimolante, fa venire molte più idee, cioè anche il fatto di avere la fretta, il panico, fa realizzare secondo me cose molto più originali, perché magari se no uno si fossilizza, diventa troppo ermetico, soprattutto nei cortometraggi.